Io mi ero messo una maglietta blu. Mia moglie e mia figlia dicono: no, troppo scuro, se mettete quella camicia. Mi piaceva che da blu, bella tutta colorata. Allora, si è presentato il nostro amico Pippo Carollo. Ciao Pippo. Ciao. Ci troviamo in questa villa molto bella vicino Mondello, che non conoscevamo. Qui si gioca a carte. Tu che c'entri con le carte? Io nulla, è mia moglie l'appassionata. Passione che ti ha imposto, diciamolo, queste cose, di fare la E vostra. mi fa giocare pure qua ogni tanto. Infatti stasera sono di Ma gioco. tu giochi e vinci o perdi? Secondo me sei un fortunato. Ma quando mai? Perdi Assolutamente no. sempre. Sono distratto, non sono proprio nato per giocare E fai alle incazzare tua moglie perché non vuole che carte. No, no, perdi. no, 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 no. No. Lo sa, lo sa. Però parliamo di cose più importanti, perché Pippo oggi presenta questa Prima prima assoluta. assoluta della sua mostra d'arte. Come la possiamo definire? È una pop. Ma sì, Si si può può dire. dire pop, non è una parolaccia, pop inteso che è un'arte moderna nel fare pittura. Cioè, ti ho ripreso praticamente ai secondi 50 anni. Sei Eh superato. sì, le ho Non, superate, però ormai abbiamo detto, diciamo. Bene, Pippo, io dico, ma questi quadri tu li fai con l'acqua? L'acqua? No. L'acqua in questo caso non c'entra niente, e voi comprendete perché, perché Pippo naturalmente è un dipendente, un responsabile della comunicazione dell'AMAP Palermo, quindi c'è un gioco di parole, non sono fatti con l'acqua ma sono fatti con i colori veri. E Sì. colori di che tipo? Ci sono degli acrilici, poi soprattutto smalto. E poi uso come materiale la sabbia, le petrine. Questa è la chicca, diciamo, rispetto allo stile che naturalmente nasce sotto Pollock, che è la pittura d'azione, detta in italiano. A me parlare in inglese non mi piace, sono italiano e parlo in italiano. Se è il Quindi, caso anche qualche parolina in in dialetto, sicula si può sicuro, dire, sicuro, certo, ma sicuro, ci sicuro. mancherebbe. Ma cosa vuoi raccontare con la pittura? Cioè, cosa ti passa nel tuo cervello quando cominci a, insomma, a scarabocchiare, a dipingere, a Non lo so, imprimere il tuo? non lo so, Cos'è? non lo so nemmeno io perché vado in trance. Quindi comincio a danzare intorno alle tele e quello che ne nasce dopo io stesso poi mi meraviglio, è bello. Senti, ma se io Cioè, mi parto avvio. da un'idea, chiaramente. E quale potrebbe essere l'idea in questo caso, per esempio, guardando quest'opera? Quest'opera praticamente rappresenta l'infinito. Quindi diciamo ho voluto rappresentare nella mia fantasia come io vedo l'infinito, con colori chiari, non scuri, quelli che ci fanno vedere sempre di solito. Però lì c'è pure un buio di un velluto. Lì ho voluto sperimentare un altro tipo di materiale, il velluto. E diciamo che questa esperienza è stata fenomenale perché ne è uscito fuori un'opera che piace a tanti. Ma tu sei del tipo che prendi le pitture e le schiaffi così sul quadro? Io ti ci vedo così. Ma qualche giorno possiamo venire al tuo laboratorio a vederti dipingere così? Ma ci E mancherebbe. prendi pure e panasci lo schiaffino nel quadro e ne esce l'ombra. Senti, parlando di infinito, ma noi in questo momento di infinito non potremmo parlarne perché comunque siamo finiti con tutto quello che sta accadendo nel mondo, dal punto di Purtroppo. vista della crisi, delle guerre, della migrazione, insomma, che cosa vogliamo dire? Con la pittura possiamo raccontare i problemi sociali, secondo te? Si possono descrivere azioni che possono essere anche di denuncia, di provocazione? Certo, attraverso la pittura si può fare di tutto, quindi anche quello che stai dicendo tu si può venire rappresentato. È chiaro che ognuno di noi lo rappresenterà come meglio crede, Tu sei un depresso nel fare arte o sei un. ecco. No, anzi Sei un mi carico, allegrone, perché da questi colori non mi sembri. Anzi, devo dire che se sono depresso e mi metto a dipingere, mi passa. Ti passa tutto. È chiaro. Beh, vogliamo aggiungere qualche altra cosa, Pippo? Che sei un grande. È un grande lui davvero. Finalmente conosco Carollo in un'altra veste, non quello diciamo dell'impiegato pubblico, ma dell'artista nascosto dietro un impiegato pubblico. Esatto. Ma tu che faresti? Lasceresti l'AMAP per dedicarti totalmente alla pittura, qualora la pittura rendesse economie? Subito, 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 subito. Pippo Carollo ha anche una famiglia. Eh sì. Marina, la moglie, Ilaria,
la figlia, salve, che è anche un'artista fotografa, insomma, qui non si risparmia su niente, nessuno si risparmia. Tra l'altro mi dice tuo marito che tu gli imponi di giocare a Burrago. Sì, perché? Sì, glielo impongo. È un viziaccio? No, non è un viziaccio, è un... io lo chiamo sport rilassante. Perché ti rilassi? Moltissimo, moltissimo. Ecco, solo dopo una giornata di frenetica, di lavoro, di organizzazione. Perché io, fra l'altro, sono in pensione da 2 anni. Non ci vedi in diretta? Sì. E quindi sei una fortunata, perché penso non c'entra più nessuno. No, sono stata una fortunata e ho deciso così di andare in pensione, dedicarmi alla famiglia e quindi di condividere anche gli hobby di mio marito e della mia famiglia, dei miei figli. Quindi, dal punto di vista artistico lo sopporti? Sì, lo sopporto quando non fa troppa sporcizia. Perché a casa c'avrà una stanza isolata, in isolamento. No, lui dipinge dove gli capita. Non ha una sua. No, lui dipinge dove gli capita. Quando gli viene l'ispirazione, ovunque, soggiorno, salone. Ma tu non dipingi? Io non dipingo, io faccio tutt'altra cosa, faccio il punto croce, ricamo. Gli hobby ci sono? Ci sono, sì, siamo una famiglia abbastanza ricca di idee. Invece l'area che cosa fate? Naturalmente studio, università, giusto? Matricola di giurisprudenza. Matricola, che umile già sta ragazza. Senti, invece con la macchina fotografica che fa? Riprendere cose di tuo padre, un domani le racconti ai tuoi figli? Sì, assolutamente. E facciamo corna, ancora è giovane, giusto? Ancora, piano piano. Senti, ma perché gli vuoi far togliere quel cappellino a tuo padre che è tanto simpatico? Perché non mi piace. Te non piace? No. Ma gli artisti sono strani. Lo so. Dipingerai da grande? No, non fa per me. Cioè, basta papà. No, disegno va bene, ma dipingere no. Ma lo disegno a pittura siamo. Vabbè, siamo... però. Come ti trovi con tuo padre? Lo vuoi cambiare con un altro uomo? No, assolutamente. È sempre papà. È sempre stato di ispirazione, perché cambiarlo? Giusto. mi hanno fregato. Quello è tuo? Ah, allora stiamo iniziando quel quadro, vediamolo di Ilaria, figlia di Pippo Carollo. Naturalmente Carollo non lo venderai mai il tuo cognome, giusto? No. Non si vende per nessuna cosa. No. Questa signora che è la nonna? Sì. Nonna, prego, prego. Lei ha dipinto quando era giovane, dipingeva? Sì? E ha dipinto questo quadro che è suo figlio, giusto? E dipingerò. Si vede. È orgogliosa? È orgogliosa di suo figlio? Sì, abbastanza.